Gini Gnocchi e il maiale e Claretta Petacci. Beh, io questa notizia la leggo ora questa notizia, però su Facebook ne avevo sentito parlare già ieri, perché tanti amici su Facebook erano indignati con l'attore Gene Gnocchi, perché in una trasmissione televisiva Gene Gnocchi avrebbe detto che questo maiale sarebbe di Claretta Petacci. Beh, la notizia eccola qua, che sia chiaro, io non mi voglio prendere mica una denuncia, sta qua, la notizia sta qua, capito? Sta qua. Qua, questo è il Corriere della Sera, io non voglio prendermi la denuncia alla mia età, che sia chiaro. Vedete, il Corriere della Sera, giovedì 16 gennaio 2018, il che è un maiale circolava per le strade di Roma e Giorgia Meloni l'ha fotografato il maiale, l'ha fotografato e ha postato la foto per diciamo così far capire la situazione di Roma, e però Virginia Raggi ha replicato che il maiale è di Casa Monica, e Gene Gnocchi poi avrebbe detto Gene Gnocchi avrebbe detto che il maiale sarebbe di Claretta Petacci, ma i giovani forse non lo sanno chi era. E Claretta Petacci non lo sanno chi era. I giovani sanno comunque chi sono io. I giovani sanno comunque chi sono io. Io sono Serafino Massoni, vedete? Sono Serafino Massoni. E eccomi qua, cari amici. I giovani non sanno chi era Claretta Petacci. Claretta Petacci fu l'ultima amante di Benito Mussolini. È interessante la questione di Claretta Petacci, perché Claretta Petacci volle morire con il suo amante, con Benito Mussolini, non accettò di abbandonarlo, volle morire, e morì come il suo amante fu lui, Benito Mussolini, e Claretta Petacci furono trucidati in una maniera orribile. Era la guerra civile in Italia, era la guerra civile in Italia. E ora Gene Gnocchi ha accostato il maiale a Claretta Petacci. Ora, a parte il fatto che io qua potrei farvi un discorso sul maiale, che è un animale sacro, il maiale è un animale sacro, e il maiale era un animale venerato in matriarcato, il maiale era un animale sommamente venerato in quanto simbolo della fecondità, della fertilità, perché la scrofa ne fa tanti dei maialini, quindi era sacro ed intoccabile. Poi con il passaggio dal matriarcato al patriarcato le cose si sono rovesciate. E il maiale è rimasto intoccabile, per cui per certe religioni non si può mangiare la carne di maiale, e tutto ciò che ha a che fare col maiale è peccaminoso, va bene, però la storia del maiale è semplicemente meravigliosa. Potrei farvi qua una lectio magistralis del tutto originale, ma vediamo un po'. Allora, Gene Gnocchi, è scoppiata la polemica sui social, sui giornali, ne parla il Corriere della Sera, eccetera, ce le parlano le televisioni, e Gene Gnocchi ha preso un lapsus verbi, Gene Gnocchi è un comico, cioè non è un attore tragico, è un attore comico. Allora, la vita è più difficile per l'attore comico, perché in questo mondo è più facile far piangere che far ridere, perché al mondo
ci sono più disgrazie che piaceri, quindi la vita è più facile per gli attori tragici, quelli che ti fanno piangere. E Gene Gnocchi è un attore comico, è uno che ti fa ridere, è difficile farla ridere la gente, capito? E per far ridere la gente, Gene Gnocchi ha preso questo lapsus verbi, non lapsus calami, lapsus verbi, e ha accostato la figura del maiale a Clarita Petacci. Sì, è una cosa che non doveva fare, ok? Gene Gnocchi non lo doveva fare questa cosa. Beh, qua mi fermo, cari amici. Gene Gnocchi, lo conoscete? Conoscete Virginia Raggi, conoscete Giorgia Meloni, Clarita Petacci vi ho parlato io, e Serafino Massoni lo conoscete? Eccolo qua, Serafino Massoni, ok cari amici? Ok cari amici? Ecco qua. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.